Si saprà tra qualche ora l'esito dell'assemblea convocata a Fiumicino dalle sigle sindacali autonome rappresentanti assistenti di volo e piloti che non hanno siglato l'accordo con la CAI, la compagnia aerea che andrà a costituire la nuova Alitalia. ANPAC, UP, Avia, ANPAV, SDL contestano sia i contratti sia i criteri di assunzione. All'assemblea a porte chiuse hanno partecipato anche molti lavoratori e lavoratrici. Sul tavolo di discussione l'eventuale adesione o no all'accordo, mentre le notizie circolate in giornata su un possibile sciopero sono state smentite in serata. Sempre oggi, intanto, il commissario straordinario Augusto Fantozzi ha esaminato l'offerta della CAI già sottoscritta dai sindacati confederali e dall'UGL. Dal canto suo, il presidente Roberto Colaninno ha annunciato che la nuova compagnia partirà il prossimo 1° dicembre. Intanto, in attesa di un accordo o no tra i contendenti, resta sempre il punto interrogativo sul destino di Malpensa e sull'eventuale compagnia straniera che potrebbe arrivare a colmare il vuoto lasciato dalla vecchia Alitalia. La Lega Nord spera nella convocazione di un prossimo Consiglio dei Ministri proprio nello scalo varesino.